Mendipam, lei ci può rigiocare anche io a Brawl Stars, però non ci riesco. Alessandro Arcano, me ragioniere in ufficio mi volevano fare responsabile in officina meccanica che non sapevo nulla e mai ci andavo. Hai capito bene, caro Alessandro Arcano, e quello devono sempre. Oh, a parte che mi sembra non è nemmeno remunerato, non è nemmeno remunerato, penso un pochettino il ruolo di. Allora, una cosa però è responsabile della sicurezza, un'altra cosa è responsabile della sicurezza, prevenzione e protezione, che deve redigere un vero e proprio piano della sicurezza. Allora, tu come responsabile della sicurezza praticamente fai il corso della sicurezza e hai una responsabilità altissima insieme al datore di lavoro, per farti capire. Ancora di più se sei un responsabile del servizio prevenzione e protezione, quindi gestisci tutto il servizio prevenzione e protezione. Pensa un pochettino, cioè, per farti capire, spesso sono lavori che vengono dati alle persone, diciamo, carichiamo questa persona di questo lavoro in modo tale che ovviamente ci togliamo noi un problema, se succede il problema. Oltretutto nella maggior parte delle aziende tutto ciò non è remunerato, cioè lo devi fare per forza. Vabbè ragazzi, state attenti ovviamente a queste persone e guardatevi sempre i fatti vostri, soprattutto al lavoro. Io per esempio, quando iniziai a lavorare, quando ero giovane, spesso dicevo tutti i fatti miei. Dicevo cosa avevo fatto, cosa avevo studiato, i miei parenti che lavoro svolgevano e tutto il resto praticamente. Perfetto, piano piano che ho iniziato a fare esperienza, ho sempre meno detto, soprattutto ai colleghi di lavoro, che non sono ovviamente gli amici, quindi state attenti a persone che vogliono sapere i fatti vostri e che vi vogliono caricare di lavoro, tendenzialmente sempre pagando poi dopo lo stesso stipendio. Questo ovviamente è il mio parere personale. Quindi ragazzi, che dirvi ovviamente di questo mitico gioco, veramente ben fatto, è inutile che ci giriamo intorno, DC League of Super Pets, basato sul film di animazione con i mitici animali, supereroi, pensate un pochettino, che riprendono ovviamente le veci di Superman e Batman in primis, ma ci sono anche altri, ovviamente come avete potuto vedere, incredibili animali. Mattiana, Giorgio fa la lava alle 3:49, alle 3:49 devo fare la lava, come mai questo orario così preciso, mattianati? Ecco qua, non lo sappiamo, guardate, guardate qui sopra, comunque bello bello questo sparatutto, mi sta piacendo molto, devo dire la verità, devo dire la verità, andiamo a chiamare addirittura Lanterna Rossa. Il potere della lanterna rossa. Detto questo, ragazzi, il mio voto a questo gioco è sicuramente un bell'otto pieno. E ovviamente, se non siete iscritti al canale Giocherellone, ragazzi, sapete già che cosa fare. Iscrivetevi su YouTube e Twitch, che sono i principali social network del Giocherellone, dove addirittura potete abbonarvi gratuitamente se avete Amazon Prime, mentre su YouTube gli abbonamenti costano pochissimo. Se non volete abbonarvi, vi consiglio sicuramente di iscrivere e attivare la campanellina. E una volta che l'avete attivata, cliccare su tutte le notifiche. Quindi ricliccate la campanellina e mettete tutte le notifiche. Detto questo, il canale del Giocherellone non è solamente YouTube e Twitch, ma ci sono tutti gli altri social network che trovate nel box informazioni, tra cui Discord, Telegram, il gruppo di WhatsApp, il gruppo di Facebook, la pagina di Facebook, Twitter, Instagram, c'è cioè veramente di tutto e di più. Io vi consiglio sicuramente Discord, dove trovate anche il caro Alessandro Arcangeli, che è qui presente, uno dei più grandi newser, pensate un pochettino del mondo. E ovviamente trovate, potete anche voi fare la chat vocale, condividere sempre, lo mangio sempre, mangio la liquirizia, fa bene la pressione, no, no, la liquirizia aumenta la pressione e quindi aumentando la pressione puoi avere un rischio di infarto maggiore. Ecco qua, quindi non è indicato per chi ha la pressione alta, quindi non mangiare tanta liquirizia, oltretutto mi sembra sia anche molto molto calorica, Alessandro Arcangeli. Pensate un pochettino. Comunque ragazzi, io vi aspetto e ovviamente se volete comprare un gadget del Giocherellone ed essere anche voi dei bomboloni viventi, potete farlo sul box informazioni, trovate il negozio del Giocherellone dove ci sono 207 gadget in tre varianti, mentre invece se volete comprare un mitra libri vi basta andare su Amazon, praticamente nei link che ovviamente ho inserito all'interno di ogni video e comprare uno dei miei tre libri, tutti e tre addirittura. E in più pensate, li potete leggere anche gratuitamente se avete Amazon Prime, Amazon Kindle Unlimited. In più, ovviamente, se volete comprare giochi a prezzo scontato, compreso questo, potete farlo, box informazioni, e poi dovete andare praticamente all'interno, pensate un pochettino, del link di Instant Gaming dove trovate giochi a prezzo iper scontato. Tu che squadra tifi? Ma guarda, io Mattianati, sei che sono di origini napoletane, non è che tifo più di tanto il calcio, mi piace più giocarlo, devo dirti la verità, però se devo tifare una squadra tiferei Napoli, ecco qua, tiferei Napoli. Va bene ragazzi, io faccio 5 minuti di pausa e torno con voi con un altro incredibile videogames, DC League of Super Pets, un gioco veramente eroico, è proprio il caso di dirlo. Ci vediamo tra pochissimo, ciao.
il cagnolino volante.